posso. Metto in silenzio Ah, i miei telefoni. Allora, ci siamo Antonella, eh? Non so se vedi che siamo live. buongiorno. Aspettiamo un attimino perché è sempre un po' più lenta Ok, la cosa. intanto anche io silenzio il mio telefono, dai. Ecco, bene, così non abbiamo interruzione. Ok, allora, sì, siamo live, adesso iniziano a collegarsi. Ecco, iniziano a comparire le mamme, perfetto, ci sono gli occhietti qua. Buongiorno a tutte, ciao Silvia, c'è Silvia Buongiorno. del gruppo del Crescere Insieme. Buongiorno a tutte mamme, ecco, finalmente abbiamo Io dove l'Antonella. le vedo i partecipanti? Non le vedo. No, perché secondo me non riesci a vederle te. Io le vedo di qua, però le domande poi te le passo. Niente, ragazze, mamme, donne, non so, genitore, cioè io spero che ci siano anche il papà, però io sono qua con Antonella Sagone. Antonella Sagone è una psicologa che si occupa della parte dell'allattamento, di formare il genitore, formare ai professionista, operatore. E ho voluto chiamarla perché mi premeva un argomento che era quello delle routine, no? Però prima di tutto vorrei dire che Antonella è stata una persona, come tutte le altre, sempre lo dico, molto disponibile quando Arte Vida ha voluto creare il primo congresso nazionale della nuova educazione. Ha detto: guarda, bellissimo questa cosa. E infatti siamo lì che stiamo cercando di lavorare per creare sempre, no? Questo tipo di incontri per tutti. Antonella, io volevo, prima, si vuoi salutare, si vuoi Intanto, presentarti? sì, buongiorno a tutti, sono Antonella Sagone, molti mi conoscono già, sono Sì. psicologa e BCLC, cioè consulente professionale in allattamento materno. Ho due figli vecchi proprio ormai, che vivono per conto loro da diversi anni, un maschio e una femmina, eccomi qua. Ecco, Il io ti ho chiamato, resto. Antonella. Io ti ho chiamato perché c'è una grande confusione, o magari c'è un, come si dice, un mito, no? E è quella della routine. E mi ritrovo sempre dei messaggi delle mamme che 2 settimane fa ho pubblicato un post dove ho detto che la routine è un invento dell'adulto per avere una sua organizzazione, no? E allora ho ricevuto diversi messaggi anche dai professionisti, colleghi tuoi, dove mi hanno detto: non è così, deve dire le cose come stanno, la routine deve essere proprio rigida, il bambino deve sapere cosa succederà, cosa non succederà e tutte queste cose qua. Quindi io ho detto: io devo chiamare l'Antonella perché nel congresso tu hai parlato molto bene di questa cosa qua e vorrei trasmettere questa sicurezza alle mamme. Okay, che magari hanno questo dubbio, no? Perché anche, magari ne parliamo più avanti, ma anche il nido, l'età del nido, dicono no, devi avere la routine, devi fare la routine, devi fare la routine. E allora io ti chiedo, Antonella, come possiamo spiegare quello che realmente il bambino, di quello a cui il bambino ha bisogno per sentirsi sicuro, no? Sì, Raccontami un allora po'. faccio due premesse, poi dopo diciamo di carattere generale, poi magari passiamo alle domande o agli aspetti particolari del discorso della routine, così lo vediamo in dettaglio proprio in pratica che cosa significano. Esatto. La prima premessa è che qualsiasi organizzazione della giornata e gestione del bambino va bene se sta bene a tutta la famiglia. Cioè, non è che c'è niente di, non c'è niente di male nella routine se una Esatto. famiglia si trova bene, organizzata in un certo modo e il loro bimbo è sereno e i suoi bisogni vengono comunque ascoltati, quindi si va incontro prontamente ai suoi bisogni e nello stesso tempo si riesce a incasellare tutto questo in una routine. Ci sono delle famiglie che ci riescono perché si trovano a loro agio così e anche il bambino si trova a loro agio così, non c'è niente di male, quindi non siamo qui per demonizzare la routine, ma Certo, soltanto no, per dire assolutamente. che è soltanto uno dei tanti modi in cui si può gestire la vita con un bambino. La seconda premessa è riflettiamo su che tipo di specie animale siamo, cioè da dove veniamo. Noi siamo una specie. Intanto una specie sociale, quindi siamo un tipo di mammifero
non di quelli che si incontrano soltanto nella stagione degli amori e poi la mamma sta da sola con i cuccioli nella tana e caccia tutti gli altri della sua specie e i figli quando sono svezzati se ne vanno per conto loro, ciao ciao. No, siamo una specie sociale, quindi una specie che vive in villaggi, che vive in comunità, come i nostri parenti più stretti, tutti gli altri primati, le scimmie antropomorfe. E siamo soprattutto una specie nomade, cioè le nostre origini sono nomadi, perché noi abbiamo originato e le nostre aspettative biologiche si sono modellate su un tipo di vita che era quello dei raccoglitori. Quindi in gruppo, nella nostra comunità, ci spostavamo laddove la frutta maturava, trovavamo da mangiare, trovavamo da predare, magari piccoli L'acqua. animali, trovavamo l'acqua, quindi se a un certo punto c'era siccità ci spostavamo da un'altra parte, se finiva di fruttificare un albero ci spostavamo nella valle dove c'erano gli altri alberi che stavano fruttificando. Quindi non siamo una specie da fissa dimora. Queste sono le nostre origini. Quindi, prima di ragionare sul bisogno assoluto, teorico, di un bambino di avere una routine, ragioniamo sul fatto che tutti i nostri antenati si svegliavano ogni giorno in un posto diverso. E quindi si adattavano alle condizioni ambientali. Quindi, ovviamente, le loro giornate non erano tutte uguali e quello che il bambino vedeva intorno a sé non era sempre tutto uguale. Nello stesso tempo esisteva una costante per il bambino che era la presenza della mamma, perché siamo una specie ad alto contatto e quindi l'ambiente del bambino piccolo, in realtà il vero ambiente, quello stabile, è la mamma, le braccia della mamma, il seno della mamma. Quindi, fatta questa premessa, andiamo a vedere nel dettaglio tante affermazioni che i genitori si sentono dire dicendo che il bambino, per esempio, ha bisogno di routine, no? Io vorrei partire con questa citazione, poi Vai, dopo vai, la vai, vai. Parto parola a comunque, te volevo e dire, hai passiamo alle detto tutto. domande, però vorrei che si riflettesse seriamente, no? Adesso io prendo un libro molto A caso. famoso che non lo voglio neanche citare di chi è, però è una che ha scritto un libro di pedagogia che ha spopolato e spopola tuttora, che dice: a qualsiasi età gli esseri umani sono creature abitudinarie, sono in grado di funzionare meglio all'interno di uno schema di eventi che succedono in maniera regolare. Ora, io vorrei dire sinceramente a questa persona, parla per te, nel senso che io, per esempio, sono una persona a cui la routine proprio sta stretta, la detesto. A me piace la varietà e non ho nessun problema a dormire una volta, addormentarmi alle 10 di sera, il giorno dopo addormentarmi alle 4 di notte, oppure a mangiare all'una o a mangiare alle 3 del pomeriggio, non mangiare per niente e mangiare all'ora della merenda. Cioè, non mi importano queste cose, mi piace cambiare ambiente, mi piace girare, quindi funziono molto bene, non c'ho bisogno degli orari sicuri per funzionare al mio meglio, anzi. Infatti io Quindi credo. io non dubito perché per alcune persone sia così. Però non bisogna generalizzare, no? Ok, io secondo me con quello che hai detto all'inizio hai detto quasi tutto, no? Con la spiegazione un po' antropologica, no? Di dove veniamo, perché poi dobbiamo capire le nostre radici, no? Di dove è il nostro essere, no? Il nostro essere comunità, il nostro essere mammiferi, di tutta questa cosa importantissima che poi ignoriamo o a volte dimentichiamo, no? Però io vorrei dare sicurezza, cioè trasmettere un po' di sicurezza insieme a te, a queste mamme che la routine e la loro mente razionale dicono, mi hanno detto, perché le tatte del nido mi hanno detto che devo continuare la routine a casa, quindi proprio con orari scanditi, no? Con orari proprio fissi, e si rendono conto che il bambino non ci sta, si rendono conto che il bambino non segue questa routine. Quindi io sempre dico alle mamme, l'importante è ascoltare il bambino, e se tu stai bene, il bambino stai bene, nel senso, se tu ti senti bene in quel ritmo che hai trovato a casa, e il bambino non vuole fare quello che tu
tipo dormire alle 14 in punto, perché dopo così si sveglia alle 16, perché dopo così fa la merenda, perché dopo così, tutte queste cose qua, se crede, chi crede, se non si fa, crea insicurezza nel bambino. Certo, assolutamente. Allora, non so se tu vuoi raccontare un po' quello che tu e i tuoi studi, tutte le tue ricerche ti hanno a dove ti hanno portata, no? Cioè, diciamo che molto umilmente ti dico che più che i miei studi, le mie ricerche, cioè io ho letto tanti libri che mi hanno cambiato sicuramente il mio punto di vista e poi magari li citiamo tutti. Però soprattutto a me mi hanno cambiato le mamme e i bambini, nel senso che io ho avuto la fortuna nella mia formazione di psicologa di trovarmi poi alla fine, per un percorso mio che riguardava in particolare l'allattamento, mi sono trovata nell'ambiente della Lecce League, per tanti anni ho seguito le mamme come volontaria nell'allattamento e ho visto un modo diverso di accudire i bambini rispetto a quello che avevo anche studiato io, perché diciamo che purtroppo nella facoltà di psicologia dipende da dove capiti, chiaramente, perché ce ne sono tanti di cattedre di psicologia, di corsi di laurea, però tipicamente prevalgono alcune correnti di pensiero abbastanza rigide da questo punto di vista, abbastanza sostanzialmente prevalgono sì, gli approcci comportamentali che sono soltanto una degli approcci degli approcci teorici, no? E tra l'altro non sono fra quelli più basati sulle evidenze o sui dati epidemiologici. Per cui quando sono uscita dalla facoltà avevo delle idee abbastanza standard. Poi invece ho conosciuto tante mamme e bambini che crescevano felicemente con modalità del tutto diverse e quindi ho imparato che era possibile un altro modo. Ecco, questo è... tornando magari, se vogliamo cominciare, tu mi avevi accennato già in anticipo alcune domande, no? Sì. Se vogliamo cominciare a affrontarne qualcuna. Sì, che dici? No, come ti ho detto prima, no? Il fatto della confusione che entra nella testa della mamma quando magari al nido le dicono signora, lei deve fare le stesse routine a casa, no? Sì. E tu mi avevi spiegato una volta, no? Mi hai detto, quando stavamo parlando, mi hai detto, vabbè, ma è a casa del nonni o a casa dell'amica? Cioè, è tutto allora, diverso. Quindi io vorrei curare queste mamme, Antonelle, perché si trovano in difficoltà, perché loro a volte quello che dice la maestra o quello che le dice la psicologa a volte è oro colato, no? Come sempre dico. Quindi allora. dobbiamo un attimo portare, io sempre vorrei sempre portare alle mamme a capire, a conoscere il proprio cucciolo e imparare a fidarsi da loro, no? Quindi io Allora. volevo questa cosa qua. Cosa possiamo dire a queste mamme? Allora, diciamo che rientro in un discorso più ampio, e cioè quello del mito delle abitudini, no? C'è una Esatto. corrente di pensiero che purtroppo è molto gettonata, ma non perché forse è una corrente di pensiero che piace di più a una certa cultura dominante, e quindi ha anche molta più risonanza, per esempio, sulle riviste per genitori, sulle trasmissioni, sulle varie etate. Cioè, alla fine. Questo approccio, che poi quello del comportamentista, è rappresentato in maniera esagerata rispetto sia alle scuole di pensiero che esistono in psicologia e in pedagogia, sia alla realtà quotidiana di tutti i giorni, di tutti i genitori e dei loro figli, perché sono pochi poi quelli che scelgono una strada così rigidamente di questo tipo. Ecco, è quest'idea che tutti i comportamenti del bambino nascano dal fatto che sono stati abituati, no? Quindi un bambino quando nasce è una specie di tabula rasa, oppure peggio viene considerato una specie di piccolo selvaggio che si comporta in modi imprevedibili e comunque, come dire, deplorevoli e che va raddrizzato, no? E va incanalato, indirizzato
dandogli delle abitudini in maniera che si comporti in un certo modo, che poi è un modo che si incastra bene con la vita degli adulti. Esatto, allora, che va comodo l'adulto. Questo modo di pensare, prima di tutto, ignora o decide di ignorare tutta una componente invece innata del bambino, perché il bambino non nasce che una tabula rasa, ma nasce con una serie di competenze e di aspettative biologiche che sono ben precise e che alla fine si riducono tutte quante al bisogno di contatto, di stare con la mamma, di essere abbracciato, di essere portato in giro, di essere nel mondo degli adulti, portato nel mondo degli adulti, addosso agli adulti, a contatto con gli adulti, di essere nutrito al seno e di dormire in modo sicuro a contatto con gli adulti. Questi sono i bisogni fondamentali di un bambino piccolo. Poi crescendo questi bisogni si ampliano, ci sta il bisogno di esplorazione, tanti altri aspetti, però sostanzialmente la relazione con gli adulti è l'aspettativa più grande. La presenza degli adulti è fondamentale, e in particolare la mamma, il papà, i nonni, le persone care, no? E se un bambino si comporta in un certo modo, tipicamente è perché ha un bisogno, perché si sente così, si sente in un certo modo. E certo che noi possiamo intervenire e modulare il suo comportamento, ma lo possiamo fare allontanandolo dal suo modo spontaneo di essere, se ci fa comodo, perché cerchiamo di addestrarlo magari a comportarsi in un certo modo, ma non possiamo modificare quelli che sono i suoi bisogni fondamentali o le emozioni che prova, perché quelli restano tali. Un mito molto pericoloso, diciamo un corollario pericoloso di questo delle abitudini, è insinuare che il bambino, come ho letto in questa citazione che ho letto all'inizio, insegnare che le abitudini, le routine rendano il bambino più sereno, più tranquillo, più sereno, più sicuro, mentre invece lasciarlo completamente libero lo rende insicuro, nervoso. Ma quando mai? Sinceramente, allora io sono... Dunque, dall'inizio degli anni Ottanta che mi occupo di queste cose, quindi facciamo i conti, praticamente ho 40 anni, ormai i primi bambini che ho seguito sono vecchi, tra un po' sono nonni, capito? Diversi dei bambini che ho seguito, alcuni ho mantenuto i contatti, li conosco, sono diventati genitori a loro volta, e vi posso garantire che insomma, tutte queste catastrofi che vengono previste non si verificano minimamente. Quindi ripeto, se vi trovate bene con una routine, contenta per voi, però assolutamente non è vero che un bambino ha bisogno di essere addestrato. Non si fa più neanche con gli animali, con i cani, cioè adesso nemmeno i cani si addestrano più a un comportamento rigido secondo le tecniche comportamentali. Perché dovremmo farlo con i bambini? Ecco, questa è la prima cosa. Quindi, tornando all'asilo nido, esatto, si sottovaluta la capacità del bambino di adattarsi alle situazioni. E il punto è questo. I bisogni fondamentali del bambino vengono soddisfatti? Perché se un bambino in un certo momento della giornata ha bisogno di riposare o di mangiare o di contatto fisico, di essere abbracciato e coccolato o di succhiare, va bene? E l'adulto va incontro a questo bisogno, non ha importanza con quale modalità, perché ogni adulto è diverso. Quindi le tate del nido lo faranno secondo un certo modo, che è il loro, che è il loro, ed è giusto che sia così, che sia diverso da quello che invece fa la mamma in casa, oppure che fa il papà in casa, oppure che fanno i nonni a casa loro. Perché ognuno ha il suo stile di accudimento e il bambino lo sa che si sta rapportando a persone diverse, per cui per lui non è traumatico passare da uno stile di accudimento a un altro, purché questi modi di accudire siano rispettosi dei suoi bisogni.
Perché non c'è un modo solo di essere accogliente, gentile, di fare contenimento, di fare coccole. La mamma a casa magari attacca il bambino al seno e la tada al nido, se lo culla oppure lo fa giocare, fa un'altra cosa. Va benissimo. Purché ci sia rispetto per i sentimenti e i bisogni del bambino, qualsiasi stile va bene e al bambino gli sta bene, non viene destabilizzato. Quello che lo destabilizza è quando i suoi bisogni non vengono ascoltati. Non è una questione di routine. Quindi se tu imponi una routine perché ti fa comodo a te, ma non è il bisogno del bambino, è chiaro che il bambino non ci sta. Ha tutto il diritto di essere scontento di questa cosa, no? Ma non è colpa del fatto che i genitori a casa l'hanno abituato in un altro modo, no? Per Ecco. cui io contesto questo discorso delle tate, no? Quando, per fortuna, non tutte, ma alcune, no? Si trovano in difficoltà con un bambino a calmarlo, a prendersi cura di lui. Magari il bambino è stressato effettivamente perché è stato separato dalla mamma troppo rapidamente, non è stato inserito con una gradualità, oppure non ha ancora trovato il canale con quel bambino, perché il lavoro di una tata non è semplice, perché deve capire ogni bambino lo deve conoscere, deve trovare la strada per arrivare a lui. È una cosa impegnativa. Quando ce n'hai tante, chiaramente, può essere difficile. Però non scarichiamo le responsabilità dicendo no, è perché è stato abituato male, allora voi dovete fare a casa come faccio io, così il Esatto. bambino è abituato e sarà contento con me. Perché no? Perché non funzionerà, nemmeno così funziona. Perché se non funziona in quel momento con la tata, vuol dire che la tata non è in connessione con quel bambino. Non si connette con. Non è la routine che l'aiuterà in questo. Così come non c'è nessun problema quando il bambino va a casa a essere accudito in un modo diverso. Purché quando si trova in un altro luogo, la persona che si prende cura di lui entra in connessione. È lì la chiave, non è la routine. Quindi vorrei sollevare i genitori sia dallo stress di sentirsi colpevolizzati, responsabili per un insuccesso o una difficoltà che avviene altrove tra il bambino e un altro caregiver, e sia che sollevati dall'onere di dover imporre delle cose che invece a casa non hanno nessuna ragione di essere imposte e cui i genitori non si rispecchiano, insomma, perché non c'è bisogno, non ha importanza. Non ha importanza, e così come succede con le tatte, succede anche con i nonni, perché poi c'è anche quella parte lì, no? Che i nonni dicono: me lo Oh, lasci qua? attenzione che la cosa è a doppio taglio, perché tu, genitore, non puoi neanche imporre ai nonni di fare esattamente come fai tu a casa. Fermo restando, come dicevo, la chiave, la cosa fondamentale, la base che non è negoziabile, secondo me, è che tu devi essere in ascolto del bambino, quindi rispettare i suoi sentimenti, rispettare i suoi bisogni, rispondere ai suoi bisogni in maniera corretta, quindi sempre con gentilezza, con rispetto, con accoglimento, con contenimento. Questo, giustamente, i genitori, se una persona a cui affidano il bambino non lo fa, per esempio, lo lascia piangere per mezz'ora perché pensa che sia giusto, oppure lo spupazza quando lui non vuole essere toccato, oppure lo deride, gli dice frasi che lo umiliano, che non lo rispettano, per dire, giustamente il genitore può risentirsi e dire: tu non ti devi permettere di approcciare mio figlio in questo modo qui. Però se lo stile è diverso e il bambino ci sta, e funziona lo stesso, il genitore deve anche fare uno sforzo e capire che la tata del nido o il nonno non saranno delle copie di loro stessi, per cui hanno il loro stile che ti può anche dare un po' fastidio, però per dire, no? Cioè, io Certo, ricordo che poi, quando. come sempre dico, che la diversità arricchisce, no? Che il bambino saprà, Sì, il no? bambino poi Cogliere. impara, certo. Certo, l'importante è che sia rispettato e ascoltato. Su quello non si deve discutere, secondo me. Accolgo questa cosa,
Perché secondo me in questo momento un po' strano, no? Che stiamo vivendo con questa pandemia, ci sono tante mamme che inizieranno a lavorare, no? Che inizieranno a riprendere un po', diciamo, la vita normale e i bambini dovranno soffrire, no? Un cambiamento, perché sono stati, non so, 70 giorni in casa, H24 con la mamma, no? Questa è una cosa che mi è venuta così al volo, Antonella, no? Sì. Venendo con questa chiacchiera che stiamo facendo, quindi cosa possiamo dire a queste mamme, soprattutto per quelle che pensano che devono smettere di lattare perché sennò come farà, oddio, il mio povero bambino si addormenta solo con la tetta, come farà ad addormentarsi con la babysitter o con la nonna, no? Ma Andiamo un questo po' vale adesso, ma vale anche, voglio dire, sempre, sempre. anche in precedenza, quando non c'è stata questa situazione straordinaria, ma comunque c'è un grosso cambiamento quando il bambino va al nido, ovviamente, il cambiamento c'è, per cui deve imparare altri modi, sicuramente. Certo, non c'è bisogno, cioè vale il discorso di prima, non è che deve svezzarlo dal seno perché altrimenti non si consolerà mai tra le braccia dell'educatrice. L'educatrice troverà il suo modo di consolarlo. Lo fanno tutti, lo fanno tutte, ci vuole solo un po' di pazienza e chiaramente che il nido sia in una condizione decente, per cui ci sta un buon rapporto fra il numero delle educatrici e il numero dei bambini che non siano sopraffatte, perché chiaramente se no si può neanche, cioè il problema è a monte, capito, in quel caso. Però Sì. L'importante è la capacità che, cioè, ricordare sempre e apprezzare sempre la capacità che ha il bambino di adattarsi, ma soprattutto ricordare l'adulto che il bambino va ascoltato, va rispettato, ok? Siamo noi a trovare la chiave magica per entrare nel suo mondo. Siamo noi a connettere con il loro bisogno, non sono loro che si devono adattare al nostro mondo, siamo noi che dobbiamo adattare al loro mondo, ok? Quindi io credo che hai detto tantissime cose preziose che spero poter dare tranquillità, no? Adesso c'ho un sacco di messaggi qua, vediamo se ci sono qualche domanda per andare a parlare proprio delle situazioni un po' più specifiche, no? Perché noi parliamo in modo molto generale perché credo che comunque c'è sempre questo pensiero della mamma, un po' in tutte, no? Oh mamma, se no, come è possibile? Non riesco a seguire la routine, ma io non ho mai seguito, cioè Elia ha 6 anni, non ho mai seguito routine in vita mia, cioè proprio. Guarda, una delle cose che io ho trovato più devastanti nella mia esperienza di neomamma, quindi col primo figlio, è stato che nonostante fossi già partita con delle idee, insomma, allattamento a richiesta, eccetera, eccetera, avevo letto scritto, sempre su questi manualetti, cerca di capire quali sono i ritmi di tuo figlio, così poi glieli riproponi e gli crei la routine su misura sui suoi ritmi. Io Ah, sono cambia. impazzita, impazzita, perché dicevo, ecco, ho capito, vedi, lui si tende sempre a voler dormire alle 6:30 di sera. Allora organizzavo tutta la giornata in maniera che alle 6:30 di sera lo prendevo, dico, adesso ti addormento. E quel giorno lui non voleva minimamente addormentarsi alle 6:30 di sera, Non perché i credo tanto. bambini cambiano talmente in fretta, prima cosa. Per cui appena si crea una sequenza, un certo ritmo, poi dopo una settimana, due al massimo, il ritmo è saltato, perché sono cresciuti. Poi ogni giornata è diversa per altri motivi, quindi c'è la giornata buona, la giornata più agitata, il giorno che c'ha fame prima o che c'ha sonno dopo. Per cui veramente io ho sprecato tante di quelle energie per cercare Oltre alla di silenzio, la presenza fisica. sgamare quali erano questi ritmi del bambino per poterglieli riproporre. Allora bisogna fare una differenza fra quelli che sono i ritmi naturali di un essere umano e anche di un cucciolo umano e quelli che sono invece le routine che sono più una cosa che viene dalla vita adulta. Alla fine siamo noi che ci abbiamo giornate strutturate e ci abbiamo bisogno di. Ma i ritmi naturali di un bambino quali sono? Quando il suo stomaco si è svuotato, ha fame, oppure quando ha sete, oppure ha freddo, oppure ha sonno, Quando ha e in sonno tutti i casi dorme. cerca la mamma perché con la mamma lui ristabilisce l'equilibrio, no? Quindi
quindi ci sono dei cicli di fame e sazietà, ci sono degli altri cicli che sono di sonno e veglia, ci sono piano piano dei cicli per cui durante il giorno con la luce del giorno il bambino è più attivo e col buio è meno attivo, anche se continua a svegliarsi ed è normale più volte durante la notte. Questi sono i ritmi naturali, se vuoi, ma a noi non ci importa proprio neanche di saperli, perché la cosa importante è che se noi siamo lì disponibili a seguire il bisogno del bambino, tutto fila abbastanza liscio, ci sono meno tensioni, ci si organizza. Poi quando non è possibile perché la struttura esterna della nostra vita non ce lo permette, noi ci adatteremo, anche il bambino un po' si adatterà. Però esatto. Siamo più sereni noi prima di tutto, perché non ci stiamo stressando a cercare di creare un'abitudine, un ritmo, che tanto il bambino cresce molto in fretta e lo cambierà mille volte questo ritmo. Per cui non vale veramente. Il resiliente dobbiamo essere noi dobbiamo imparare la resilienza, ma davvero. Siamo noi per poter. Poi raccontare. Alla fine, quando i bambini entrano nell'età scolare, tipicamente acquisiscono comunque una routine per forza di cose, perché anche loro entrano nel gioco di questa società che ti impone delle fasce orarie, no? Per cui anche loro si adattano, qualunque sia il modo in cui la tirati su. Capito? Quindi veramente sono energie che conviene investire più in cose molto più pratiche, in organizzazione pratica, in maniera da cercare di adattare la nostra routine al bambino, essere flessibili per creare meno attrito possibile, cercare di trovare i modi di bilanciare un po' i bisogni di tutti senza stressarsi se un giorno viene in un modo, un giorno in un altro. Esatto, ma soprattutto per smettere di vedere il bambino sbagliato. Ah, non dorme a quest'ora, vedi c'è qualcosa, vedi com'è, lo fa apposta, mi stressa. Quindi a volte noi senza volere ci stressiamo, perché invece di ascoltare il bambino ascoltiamo quello che viene imposto dell'adulto, no? Magari della tata, del nonno. Oppure pensiamo che siamo sbagliati noi perché abbiamo sbagliato qualche cosa, no? Esatto, che anche questa è. Allora, te va, ci leggiamo un po' dei commenti, magari ci sono delle domande. Sì. Se avete delle domande, scrivete subito che magari cerchiamo di rispondere tutti. Non so se, io provo a metterle qua, non so se tu riesci. Ah, sì, le vedo, perfetto. A casa con la mamma o con i nonni, avere dei rituali li tranquillizza veramente? È il masto del nido. Eh sì, beh, abbiamo un po' risposto, no, a questo. Fare la passeggiata dopo colazione tutti i giorni invece che uscire sempre in fasi diverse della giornata. Cioè, ripeto, da dove siamo partiti? Siamo una specie nomade. Io non credo che i nostri bambini erano stressati perché la passeggiata non veniva fatta nello stesso momento della giornata, no? Ecco, ho intravisto un'altra cosa, ma è andata via. Adesso te la rimetto. No, volevo dire a questa mamma, perché lei è una di quelle mamme che carinamente mi ha scritto, ma dai, spiegami un po', perché è il ritmo, cioè, non succede niente se tu fai la passeggiata a dopo pranzo o al pomeriggio, cioè non succede niente, il bambino sta con te, tu sei la base sicura, è questo che conta, no? E sì, tu li ascolti i suoi bisogni, è questo che conta, no? Secondo me. Allora, c'è un altro che non l'ho letto, però vediamo se si riesce a leggere tutto, perché secondo sto me... Sto leggendo. Allora, ma anche gli altri leggono? Sì, sì. Buongiorno, allora era stato, viene rimproverato da familiari che il fare viaggi dormendo in città diverse eccetera potesse far ammalare addirittura la nostra bimba, renderla più cagionevole. Cagionevole cosa vuoi dire? Vuol dire più suscettibile ad ammalarsi, ma a parte un paio di malattie virali prese al nido lo scorso anno, quest'anno mai una linea di febbre. Noi non abbiamo mai seguito una routine, la bimba a 26 mesi è ancora allattata al seno, le maestre del nido invece dicono, immagino, vabbè. Allora. Ah, non se le è troppo lunghi. Non importa, però mi sembra che il concetto c'è. Allora io ho delle care amiche che hanno parenti, per esempio una delle mie più care amiche ha dei parenti in India, degli altri in Pakistan, degli altri in Sudafrica, degli altri in Inghilterra e degli altri in America. E hanno sempre viaggiato, lei ha sempre viaggiato con i figli
Molto più facile quando sono neonati, tra parentesi, perché quando incominciano a trotterellare magari è più faticoso magari portarli in aereo perché vorrebbero andarsene a spasso, no? Però a parte questo, lei ha sempre viaggiato da una parte all'altra del mondo con fusi orari totalmente diversi, e chi si adattava più rapidamente era il bambino. Per esempio, il jet lag è più un problema dell'adulto che del bambino. Non lo so, uno di loro ha tre figli che ha cresciuto, nessuno dei tre ha mai avuto problemi, ma questo lo potrei estendere a chiunque altro. Ripeto, siamo nomadi, per cui per quale motivo si dovrebbe ammalare di più un bambino portato a destra e a sinistra? Cioè, certo, se viene sballottato da una mano all'altra, da una persona all'altra, questi cambiamenti sono che un po' sta con la mamma, un po' sta col papà, un po' sta con i nonni, un po' sta col nido, un po' sta con la zia, magari un bambino piccolo si può stressare. Non c'è bisogno di viaggiare da una parte all'altra del mondo. Il problema è mantenere una costante nelle persone che si prendono cura del bimbo, della bimba. Cioè, non dico che deve essere solo la mamma, però devono essere delle figure affettive stabili, sicure, delle basi sicure a cui il bimbo può fare riferimento e si può sentire a contatto, compreso, contenuto. Se la relazione è solida perché è stata costruita nel tempo, va benissimo, il bambino può passare da una persona all'altra. Ma se invece si tratta di situazioni occasionali, troppo frequenti, allora si può stressare. Ma finché sta con la mamma può girare tutto il mondo. Per il bambino va bene, il suo habitat sono i genitori, è la mamma in particolare, ma sono i genitori, è la sua famiglia. Esatto, vediamo se c'è un'altra domanda, aspetta perché no... Purtroppo ho dovuto, dunque, era l'unica che che seguiva i ritmi di mia figlia, purtroppo ho dovuto abituarla a dei ritmi precisi quando ho iniziato a lavorare, ma non era un bisogno della mia bambina. Eh sì, certo, delle volte bisogna adattarsi. Non viviamo in un mondo ideale, per cui non sempre è tutto semplice, non sempre fila tutto liscio. Quindi... è chiaro che se tu vai a lavorare devi portare tuo figlio al nido, magari lo devi svegliare per forza e preparare e portartelo dietro, magari lo devi allattare prima di uscire alle 6 di mattina, anche se quello stava dormendo, per dire, no? Quindi ci sono una serie di aggiustamenti. Però anche i nostri antenati, voglio dire, i nostri antenati nomadi a cui continuo a fare riferimento, avevano il predatore che li inseguiva, l'improvviso temporale, l'incendio, la siccità, e quindi magari dovevano sottostare a delle esigenze esterne, delle pressioni esterne anche molto forti in certi momenti. Finché il bambino, appunto, viene comunque contenuto, le cose, cioè l'adattamento si ottiene. È importante proprio capire che non è colpa dei genitori o colpa del bambino se un adattamento è difficoltoso. Semplicemente magari la situazione esterna non è adatta, non va incontro ai bisogni delle persone certe volte, ma anche degli adulti. Però, quindi se il bambino fa fatica ad adattarsi, non lo fa per dispetto e non è un'inadeguatezza del genitore, è semplicemente che si trova in una situazione difficile. Noi adesso abbiamo passato 2 mesi di quarantena, per dire, in una situazione per alcuni estremamente difficile, per altri un po' di meno, ma per altri è stata veramente pesante, ma non era mica colpa dei genitori o dei bambini se i bambini erano iperattivi o nervosi o depressi o i genitori scleravano a un certo punto, no? Perché stavamo in una situazione difficile. Quindi se tu togli i giudizi, no? Togli questo ragionamento, si sta comportando in questo modo e invece non lo dovrebbe fare.
Quando fai questo ragionamento qui, oppure dice io ho fatto così e invece non avrei dovuto farlo, quando incominci a giudicarti o a giudicare l'altro, ti senti male, sprechi un sacco di energie, ti senti emotivamente, ti esaurisci emotivamente, crolla l'autostima, veramente si mettono in mezzo tutta una serie di meccanismi, di dinamiche che ti succhiano risorse, energie, no? Non ti permettono di funzionare al meglio. Quindi lasciamole da parte e anche nelle situazioni difficili cerchiamo di essere compassionevoli nei confronti del bambino e nei confronti di noi stessi e delle nostre e sue difficoltà. Questo ci aiuta. Moltissimo, secondo me è la base. Eh Già sì. che dice Lisa. Ok, quindi 3 anni completamente sottosopra questa bimba, scambiando il giorno per la notte, niente routine, più gli davi la routine più si innervosiva, a 3 anni si è stabilizzata da sola. E questo è un po' quello che dicevo io prima, cioè alla fine quando sono più grandi, i bambini trovano un loro accomodamento, no? Perché vivono in questo mondo, quindi si adattano alla fine, no? E anche senza fare tutta questa fatica a cercare di abituarli in anticipo quando non sono pronti. Quindi questo è un aspetto importante. È anche vero che ci sono a volte, in queste bambini che magari sono molto faticosi perché appunto si svegliano un miliardo di volte durante la notte, no? A volte non posso dare una risposta così o una soluzione che è buona per tutti, a differenza di altri che fanno i manualetti con i metodi. Non esistono metodi, secondo me, bisogna capire la singola situazione, però i bambini sono un po', diciamo, la cassa di risonanza di tante situazioni, di tante problematiche, no? Per cui magari a volte c'è un insieme che è stressante, che può creare dei comportamenti, oppure anche proprio l'indole di un bambino, perché ci sono bambini che sono ipersensibili, hanno una soglia di sensibilità bassissima, no? Cioè di reazione all'ambiente elevato, no? Per cui qualsiasi cosa li manda in tilt, li innervosisce. Magari sono allergici, magari gli danno fastidio le etichette dei vestiti, per dire, no? Danno di matto per cose minime, no? Magari perché c'è troppo rumore. E altri che invece Grazie. sono pacciosi, puoi suonare la batteria vicino, che loro se hanno sonno dormono, se hanno fame mangiano e finisce lì. Quindi i caratteri dei bambini sono diversi. Se hai un bambino particolarmente sensibile, particolarmente attivo, reattivo, è più impegnativo, però se tu lo accudisci, lo segui nei suoi bisogni, lo assecondi, poi dopo raccogli i frutti a un certo punto di questo tipo di bambini, perché sono bambini che crescono con una grande sensibilità. Qui si potrebbe fare un altro incontro solo su questo, in realtà. Comunque, ecco, anche lì tante volte si danno la colpa ai genitori di bambini particolarmente esigenti, dicendo che sono stati viziati e che è colpa dei genitori. In realtà è il rovescio, cioè i genitori sono molto solleciti perché conoscono quel bambino, sanno che ha bisogno di questo e quindi sono dei genitori più competenti e rispondono di più. Però ecco, come la testimonianza di questa mamma, poi crescendo anche questi bambini trovano un loro equilibrio. Ah beh sì, eh. Sì. Allora, Mariana De Filippi, vediamo se riesci qua a leggere. Ma perché non si vede tutto? La mancanza di Riesci a routine e vedere? rituali fa sì che mio figlio non faccia il riposino e vada a letto tardi. Non so che dire. Cioè, qual è il problema di questo bambino? A lei l'hanno rimproverato per la mancanza del routine, è quello che fa che il bambino praticamente vada a letto tardi. Se il bambino non fa il riposino, poi va a letto tardi? Non ho capito.
oppure deve fare il riposino, così poi non è troppo stanco la sera, perché c'è questo mito che quando è troppo stanco poi non si addormenta. Non lo so. Sicuramente, secondo me vuol dire che allora, facciamo una distinzione fra ritmo e routine. Perfetto, non è il fatto di mettere a letto il bambino il pomeriggio per il riposino sempre alla stessa ora, nello stesso lettino, con lo stesso orsacchiotto, e la sera sempre alla stessa ora, eccetera, eccetera. Non è quello che crea un bambino riposato, sereno, eccetera. È rispondere ai suoi bisogni. Allora, certo che non sempre tutti i giorni il bambino ci avrà sonno alla stessa ora o voglia di dormire alla stessa ora, però in linea di massima, quando si parlava di questi ritmi naturali, ci stanno dei cicli, specialmente nel bambino piccolo, per cui in certi periodi della giornata è più nervoso oppure è più stanco e ha bisogno di riposarsi, di dormire, e la sera pure ci sono dei momenti in cui è più stanco, gli viene l'abbiocco e vorrebbe dormire, e altri momenti in cui invece è molto sveglio. No? Anche i cicli di sonno, quindi i momenti di sonnolenza, hanno un andamento ciclico. Allora, d'accordo, non dare una routine, però se poi noi forziamo il bambino a star sveglio nel momento in cui è stanco, per esempio, come può capitare, perché stiamo in giro, perché in quel momento ci abbiamo da fare, non gli diamo retta, e quindi, oppure perché deve prima cenare, quindi anche se gli viene il colpo di sonno alle 7:30 lo teniamo sveglio perché deve prima cenare, poi una volta che è passato quel momento lì, magari il bambino di nuovo finisce quell'onda, ritorna nella fase di vigilanza, di attività, e quindi magari arriva la sera effettivamente più stanco perché ha saltato il riposino, ma non perché non gli hai dato una routine, perché non l'hai assecondato nel momento, cioè devi cogliere l'attimo. È inutile forzarlo a dormire quando è sveglissimo, ma è anche inutile tenerlo sveglio quando gli viene da dormire, perché dice no, se no adesso dorme il pomeriggio, poi dopo non dorme più la sera. Non vale la pena, non vale la pena di fare tutti questi ragionamenti, perché sì, può darsi che oggi ti dorme alle 7:30, poi si sveglia all'1 e vuole giocare, però oggi va così, domani andrà in un altro modo, comunque sia è un periodo molto breve nella vita di un bambino questo, sì. Dopo i primi, tipicamente i primi 3 anni, dopo i primi 3 anni si regolarizzano comunque, hanno dei cicli più chiari di sonno e veglia, e le cose si conoscono di più e poi riescono a esprimersi meglio. Mamma, c'ho sonno, e ti fanno così, e allora tu riesci a cogliere ancora meglio. Primi anni, secondo me, la difficoltà qual è? Che non so, all'inizio, io parlo per esperienza, all'inizio io quando ho visto questo cucciolo, dice, chi è questo qua, no? Perché dobbiamo conoscere questi bambini, no? Quando nascono. Sì, è il nostro figlio, ma non vuol dire che noi sappiamo fare la mamma per quel bambino lì. Noi dobbiamo adattarsi e imparare a fare la mamma per quel bambino lì, non per quello che abbiamo letto nel libro, no? Non so se rende l'idea. Però il punto qual è? È che dobbiamo darci il tempo, ok? Anche a loro di saper un po' regolarsi. Come dice Silvia, guarda, Silvia ti manda saluto, Antonella, del gruppo. Ciao Silvia! Sono i bambini che ci cambiano. Fidarsi di loro. Grazie Silvia. Una cosa che volevo dire prima, poi mi era sfuggita, cioè si sottovaluta molto la competenza dei bambini, la capacità di comunicare i loro bisogni, di esprimersi, e anche che quando ti comunicano che una cosa non va, vuol dire che non va. Se invece sembrano soddisfatti, vuol dire che quella cosa va bene, non va cambiata. Non c'è bisogno di aggiustare quello che non è rotto. Ecco, per cui è un po' questa l'idea, no? Cioè, sì. Regolarsi sul bambino, che cambia nel tempo, che cambia da un giorno all'altro. Può essere faticoso, ci sono dei genitori che hanno bisogno di punti fermi. Ci si può provare a proporli, per carità. Il bambino si adatta anche al fatto che magari si mangia alla stessa ora tutti i giorni, ci si mette a tavola, il bambino più grandino che incomincia a stare a tavola, no? Se per te il pranzo di famiglia è una cosa fondamentale, ed è fondamentale che avvenga all'1:30,
come succede a casa mia, perché ho un marito che lavora col telelavoro non da adesso, ma da anni, no? E quindi c'è quella finestra lì, e poi dopo lo chiamano al telefono, deve stare al computer, deve lavorare. Per cui per forza si deve mangiare a quell'ora, e allora ci si mette a tavola a quell'ora. E il bambino alla fine si adatta a questa cosa. Se c'ha proprio tanta fame, l'attacchi al seno, oppure gli dai uno spuntino. E poi a quell'ora si siede a tavola con tutti. Se sei una famiglia invece in cui ognuno apre il frigorifero e mangia quando gli pare, se per voi va bene anche per il bambino. Cioè, non c'è una regola fissa. Il bambino si adatterà al modo di vivere della sua famiglia, e quando sarà fuori dalla famiglia e dalla famiglia caotica, per dire, in cui ognuno mangia quando gli pare, andrà all'asilo nido, dove si mangia una certa ora, si adatterà che l'asilo nido invece si mangia a quell'ora. Non c'è un problema particolare per lui, perché i bambini sono competenti, bisogna avere fiducia in loro, perché sanno adattarsi molto più di noi adulti. Siamo noi adulti che facciamo fatica a cambiare routine, a cambiare schemi. Di accettare che la routine a volte non è quella la cosa giusta, è quello che facciamo fatica noi gli adulti. Abbiamo una domanda qua. Lo bisogna quando noi li riconosciamo, di loro no. Pone resistenza al sonno al momento di fare la nanna, anche se sotto ogni evidenza è stanca e manda molti segnali di questo. Beh, allora io intanto, va bene, non posso dare una risposta generica, perché bisognerebbe vedere, dovrei vedere questa bambina che cosa fa e com'è la situazione, cos'è successo prima, cos'è successo dopo. In parte ho già accennato a questo problema, cioè a volte se non si coglie l'attimo del momento in cui il bambino sta ciondolando e ha bisogno di dormire, e si rimanda per cercare di tenere un orario, magari poi passa quell'attimo e il bambino diventa ipereccitato, nel senso che è stanco, però il suo ciclo proprio neurologico di sonno e veglia è in un altro punto della curva, per cui non si riesce a addormentare, perché in quel momento non è nella fase della sonnolenza, del dormiveglia, è nella fase della veglia, quindi tocca aspettare di nuovo che si riavvicini a quel momento lì. Poi ci sono anche altre situazioni contingenti, cioè bambini che parlavo prima dei bambini che sono molto reattivi, molto sensibili, e magari si sovraccaricano di stimoli, per cui diventano agitati perché hanno ricevuto troppi stimoli durante la giornata, che è soggettivo, perché ripeto, alcuni sono indifferenti anche in mezzo alla confusione, altri gli basta che ci sia un po' troppo rumore o la televisione accesa, e già vanno su di giri. E poi dopo la stanchezza c'è, ma c'è anche una sovreccitazione, no? Quindi bisogna fare attenzione, ci sono aspetti alimentari, allergie che causano questo problema, quindi non c'è una risposta univoca. Bisognerebbe capire nel caso di questa bimba che cos'è che la rende così nervosa. E poi c'è anche la fase in cui i bambini hanno sonno ma non vogliono dormire perché è troppo interessante il mondo. Esatto. Io mi ricordo questo periodo, esatto, secondo me va intorno agli 1-2 anni, in cui il bambino sì, è in piena esplorazione. E vabbè, capita. Capita. Poi dopo si supera, però, che si tirano sulle le palpebre con le dita per non perché non vogliono anche... Quella situazione quando il bambino sta tanto tempo lontano dal genitore, no? Che quando ci sono i genitori aspetta un attimo, non vuole prendere il tempo. A questo punto bisogna vedere caso per caso poi. Esatto, è difficile. Cioè, aiutarla una bimba così, bisogna prima capire appunto che cos'è che la mette in questa situazione un po' così, in questo cul-de-sac, fra l'eccitazione e la stanchezza, no? E magari non arrivare a quel punto, però... Se non capisci prima la causa è difficile dare una risposta, ecco. Attenzione allo zucchero però. sì. Quando dicevo cibi eccitanti, certo.
Attenzione al zucchero, cioè Lo Giulia Chiari zucchero, mi sta dando attenzione voglia. alle onde elettromagnetiche, cioè televisori, cellulari, schermi in generale, perché pure quelli possono essere un problema per i bambini. Sì. Adesso i bambini sono troppo stimolati, hanno veramente tanta, tanta, Su questa tanta cosa c'è un predisposizione. intero capitolo nel libro di Alessandra Bortolotti, I cuccioli non dormono da soli, c'è tutta una parte che è dedicata a questi aspetti. Che forse, ecco, questi genitori, se vi consiglio di comprarlo, questo libro, di leggerlo, perché c'è proprio una parte su questi aspetti qui, di quello che può disturbare o rendere difficile l'addormentamento. Una Bibbia, dovete comprarlo, dovete tenerlo lì. Una Allora, delle. vediamo Giulia, non ci sono altre domande. Giulia Chia, ciao Giulia! Giulia, secondo me, ha fatto la formazione con te, è Ah, stato un sì. congresso. Vabbè, secondo me sta rispondendo a un'altra mamma. Sì. Comunque, approfittiamo per salutarti, Giulia. Ah, perché qui si sta parlando di una collega che ha detto una cosa diversa, mi pare di capire, però non mi manca l'antefatto. Ah, secondo me quando io ho detto che mi sono arrivati i messaggi dei colleghi Ah, psicologi che mi hanno ok. detto che Lo so, beh, sono anche io. stupendo. Mi capita di discutere con colleghi che la pensano diversamente, cioè il mondo è bello perché è vario, però io ribadisco, prima di tutto, certe affermazioni dovrebbero essere basate sulle evidenze. Noi di evidenze scientifiche su come funziona la fisiologia dei bambini, quindi sia il discorso del ritmo sonno-veglia, sia quello che è l'allattamento, per esempio, le evidenze ce l'abbiamo. Quindi possiamo anche proporre dei modi per incasellare il bambino in uno schema, in un ritmo, però dobbiamo sapere che se andiamo contro la fisiologia, poi avremo delle conseguenze. Per esempio, l'allattamento funziona nella specie umana, è una specie da allattamento quasi continuo, quindi tantissime poppate frequenti. Se vogliamo imporre degli orari nell'allattamento, sappiamo che questo come conseguenza porterà a un declino dell'allattamento molto prima di quello che sarebbe la fisiologia. Se tu hai già deciso che vuoi allattare 3 mesi, capito? Però questo non ti esenta comunque dall'accudire il bambino e dal soddisfare il suo bisogno di contatto, che è molto superiore a 6 volte al giorno, eh? Quindi vuoi pure dargli 6 poppate al giorno. Il tuo allattamento declinerà progressivamente, il bambino avrà bisogno probabilmente di integrazioni per crescere, perché con 6 poppate al giorno pochissimi bambini ce la fanno a assumere tutto il latte Credo. materno che gli serve, e in più dovrai comunque dargli tutto il resto che non gli stai dando con più poppate, quindi il contatto pelle a pelle, abbracciarlo. Le medicine se ha bisogno di cure, l'acqua se ha sete, quindi tutto quello che gli avresti potuto dare col seno materno glielo devi dare in un altro modo, non è che ti semplifica la vita. Quindi bisogna partire dalla fisiologia e dalle evidenze scientifiche, poi puoi fare quello che ti pare, però generalizzare e proporre una teoria come assoluta e gli altri che non la seguono come se stessero violando chissà quale regola assoluta o una regola naturale, no, definiamo cos'è una regola naturale prima. Esatto. Va bene, Antonella, noi credo che non ci sono più Già domande. finito? No, allora, Il io posso tempo è stare qua in volato. ambulanza richieste. Allora, noi 3 anni e mezzo di tetta, perfetto. Chi lo sente? Io sempre penso che quando in quella simbiosi se sta bene nessuno deve dire niente. Nessuno. Allora, per quanto riguarda la messa a letto, vediamo che cosa dice questa mamma. I rituali, stesso discorso. No, non è diverso dalla routine. Se a voi sta bene fare il bagnetto, fare le coccole, leggere la favola, va tutto benissimo. Ma non è per creare un'abitudine, è perché vi fa piacere farlo.
Il bambino lo sente questo. Certo. Se invece una volta andate in pizzeria, un'altra volta invece state a casa, un'altra volta state a cena dagli amici, vi portate dietro il bambino e il bambino una volta si addormenta a casa con il bagnetto e la favoletta, un'altra volta invece si addormenta in macchina, va bene lo stesso, va bene lo stesso. Non è che c'è una tragedia. Sì, dobbiamo sfatare, è proprio questo credo, di che se tu fai questa cosa qua il bambino si addormenta. Non è così. Cioè, no, perché poi cambia. Infatti a volte uno applica una routine con tanta cura, no? Quindi alla stessa ora la nanna, il bagnetto, eccetera, e il bambino a 4 mesi circa comincia a dormire tutta la notte o comunque per un lungo periodo. Allora ci vedi. Ho capito come si fa a fare il buon genitore. Poi a 6 mesi si comincia a svegliare 10 volte a notte. C'è qualcosa che non va. L'abitui a stare con i nonni, a stare con gli zii, tutto bene. A 9 mesi, cioè è uscito oggi sul mio sito un articolo su questo, a 9 mesi improvvisamente vuole solo la mamma, diventa disperato appena la mamma sparisce. Allora dice, come ha fatto questa regressione, ha fatto un passo indietro, dove ho sbagliato? Deve essere stato perché ieri sera non gli ho fatto il bagnetto e gli ho rotto la routine, ho creato un... Ma no, no, è perché il bambino passa delle fasi diverse, quindi è normale, assolutamente normale, non sono passi indietro, sono passi avanti. Solo che il bambino deve tornare sul punto di partenza per andare in su. E l'andamento di un bambino nel suo sviluppo è come una spirale, dovete immaginarla come una specie di, come una molla, no? Che gira, ritorna allo stesso punto, però va sempre più su. E quindi ogni volta riparte da uno stadio superiore, di maggiore complessità. Quindi per affrontare questa maggiore complessità deve ritornare sui suoi passi, sul punto di partenza, ma è perché è cresciuto, non perché è regredito. Quindi non è uno sbaglio di qualcuno, non c'è niente da aggiustare, ecco. Va tutto come deve andare. Un'altra domanda, vediamo qua. Il fatto che il bimbo abbia bisogno di sapere che cosa succede dopo, e in che senso? E come sappiamo che io avrei bisogno che mi spiegasse meglio che cosa mi sta chiedendo, mi dà più l'idea di un qualcosa che questa persona abbia che Roberta abbia sentito dire, si è sentita dire da qualcuno, Sì, secondo me è indovinare, però a volte si dice no, il rituale serve perché così il bambino sa cosa lo aspetta in ogni momento della giornata. Sì. Allora, prima di tutto considerate che il bambino sotto l'anno tipicamente, ma anche sotto i 2 anni non sa, non ha difficilmente sa cosa il significato di prima e dopo, è spasso tempo. per cui sempre questo discorso dell'abitudine non è un problema, non è un falso problema veramente, cioè il bambino è nel qui ed ora. Quindi se in quel momento ha un bisogno, lui desidera che questo bisogno si risponda. Lo fa in un modo, un giorno, l'altro giorno lo fa in un altro, dopo succede qualcosa di diverso, non è un problema. Finché l'ambiente intorno a lui è adeguato ai suoi bisogni, va tutto bene. Quando non è più adeguato, il bambino si fa sentire, giustamente. Ma non è che è rassicurato dal fatto che sa cosa l'aspetta. Questo qui è proprio una proiezione, una maccata proprio, proiezione di un modo di pensare adulto che nasce da un bisogno di controllo. Io non so, adesso forse qualcuno si è unito a poi più avanti nel corso della diretta, quindi magari si è persa la citazione che ho fatto all'inizio, ma io prima in apertura proprio ho citato una famosa... autrice di un manuale. Ma lo vuoi dire di chi è questo libro? Vabbè, poverino, vabbè. Era quella che sussurrava ai bambini. Esatto. E diceva, tutti hanno bisogno di una routine per sentirsi com'era. Aspetta, lo rileggo. A qualsiasi età gli esseri umani sono creature abitudinarie e sono in grado di funzionare meglio all'interno di uno schema di eventi che si succedono in maniera regolare. Non è vero. Non è vero. Alcuni sì e altri no.
alcuni Anche è perché vero, ci sono per altri studi no. che comprovano quello che dice lei, cioè quello che dice questa dottoressa, questa. Poi, Cioè. in una certa misura, certo, tutti noi abbiamo piacere di avere una certa prevedibilità nella nostra vita. Io credo che chi vive in una zona di guerra, per esempio, che non sa se gli casca una bomba in testa da un momento all'altro, che non sa dove dormirà domani e se mangerà, la sera, io credo che non sia una bella cosa, no? Cioè, sapere che noi abbiamo dei punti di riferimento e possiamo contare su, in linea di massima, su dei punti fermi nella nostra vita, una bella cosa, magari è rassicurante. Ma un conto è questo, un conto è l'abitudine, il rituale per cui io comincio la giornata in un certo modo, so che a questa ora mangerò, che a quest'altra ora mi concedo, mi leggo il giornale. Cioè, ci sono persone che hanno bisogno di questo e altre no. E quando diventa una cosa eccessiva è anche un segnale. Di una strategia per controllare l'ansia perché abbiamo bisogno di controllo sulla vita, perché evidentemente la nostra condizione esistenziale è tale per cui purtroppo invece questo controllo non ce l'abbiamo per le cose veramente importanti. Magari non è manco colpa nostra per dire, no? Però magari abbiamo una vita che ci costringe a subire delle situazioni su cui non abbiamo il controllo, oppure abbiamo difficoltà a interpretare le situazioni e quindi siamo un po' persi e quindi con dei punti fermi che ci creiamo noi diciamo ah no, perché si fa così, poi viene questo e poi viene quell'altro, ci sentiamo più sicuri noi. Però è un nostro problema. Non lo dobbiamo proiettare sui bambini che sono per fortuna freschi, freschi, nuovi, pieni di Sentirà. risorse, pieni di risorse e capaci di una grandissima resilienza, per cui. Roberta perché lavora nell'ambito della scuola, perché adesso credo che questa domanda l'ha fatto perché la scuola si creano, cioè, si crea questo progetto, no? Dove devono fare così, 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 e io sempre dico che è diverso a casa. Cioè. È diverso perché la scuola ha questa esigenza perché c'è un gruppo di Esatto. bambini, no? Quindi deve gestire per forza le cose in maniera collettiva e creare uno schema, anche se poi può essere più o meno flessibile perché ci sono scuole dove, per esempio, che sono scuole Montessori, scuole nel bosco, no? Dove un bambino se ha fame può mangiare, non deve aspettare l'ora della merenda, oppure se deve andare in bagno va in bagno, no? Non è che io sono cresciuto in una scuola in cui potevi andare in bagno solo all'ora dell'intervallo, te la dovevi tenere. Anche io. Ecco, mia figlia è cresciuta in una scuola in cui il rotolo della carta igienica era attaccato a circa 1,70 m, 1,80 m di altezza, perché così Così non si solo la sprecò. bidella poteva staccare il pezzettino, i tre pezzetti. Perché tre erano quelli, il numero giusto per tutti i bambini, e quando era ora di fare pipì, i bambini andavano in bagno e la bidella gli dava la carta, perché se andava in bagno da sola non poteva prendersi la carta igienica da sola perché se no ne avrebbe presa chissà quanta oppure avrebbe fatto pasticci. Queste sono cose che a me veramente cioè, mi fanno un pochino girare, perché No come al comment. solito non si ha fiducia nei bambini, non si ha fiducia nei bambini. I bambini, che sono più compressi in uno schema sono quelli che nel momento in cui Fuori. non hanno sorveglianza, magari fanno le cose fuori del mondo proprio, no? Quelli che invece sono stati abbastanza lasciati liberi di autoregolarsi hanno trovato una loro misura. Io ho cresciuto i figli per dire, in un condominio di villini, in cui tutti i bambini stavano nella stradina in mezzo ai villini e giocavano lì tranquillamente, oppure o stavano nel giardino di uno, nel giardino di un altro, scavavano, giocavano con la terra, facevano quello che volevano, si autogestivano. Poi ogni tanto arrivava un nuovo inquilino, magari che veniva dalla città, e i loro bambini facevano cose assurde, saltavano sui cofani delle macchine, tiravano sassi, cioè facevano cose che i nostri non facevano, perché non avevano avuto modo di
di esprimere questo potenziale, no? Erano stati compressi in uno schema troppo rigido. Poi si abituavano e anche loro invece si adattavano, ecco, non autoregolavano. Bisogna dare fiducia ai bambini, bisogna dargli fiducia e buon esempio, queste sono le due cose. E basta, sarebbe proprio quello. Allora, ma se il rituale, vediamo, aspetta che ci sono altre domande. Dal bambino per evitare di arrivare al momento della nanna. No, bisogna che Cristina spiega meglio quello che vuole dire, perché Cristina, ho l'impressione che rituali non sia la parola giusta. Ma sì, i rituali sono molti in atto del bambino, non riesco a capire neanche. No, dovete scrivere meglio, forse se ci può riprovare e farmi capire. Vediamo se questo riusciamo a leggerlo tutto. Mia figlia da quasi 3 anni non... Ah, questo è un altro discorso, Lisa, però non so se tu lo puoi rispondere. Sarebbe un discorso molto lungo da aprire. No, troppo ci vuole. Ci vorrebbe una diretta tutta sul sonno, perché questo... No, se mi rimetti il messaggio, perché non ho fatto in tempo. Poi non riesco a leggerlo tutto, purtroppo. Comunque, molto brevemente, purtroppo, la melatonina. Io la sconsiglio fortemente e con me la sconsigliano anche colleghe come per esempio Alessandra Bortolotti, a cui suggerisco, Elisa, di fare riferimento. Per esempio, sì, se vai sulla pagina oggi di Alessandra Bortolotti, che è un'altra collega psicologa perinatale, ha linkato a un suo video su YouTube molto proprio omnicomprensivo sul sonno. Sono 20 minuti di video in cui parla anche di questo aspetto della melatonina. Allora, la melatonina è una grossissima operazione commerciale, perché è stata messa sul mercato come integratore. In questo modo, aggirando le normative che sono più rigorose per quanto riguarda i farmaci, e quindi potendola vendere così, con molta leggerezza, proponendola per far dormire i bambini piccoli. Non c'è uno straccio di studio che sia uno che studia gli effetti di la somministrazione di melatonina a bambini inferiori ai 6 anni. Quindi noi non abbiamo nessun dato della ricerca che ci dice che effetto fa a breve termine e a lungo termine. Si stanno però accumulando evidenze che dicono che la melatonina data precocemente per lunghi periodi potrebbe peggiorare la qualità del sonno dei bambini a lungo termine, creare dipendenza e creare una serie di problemi. Quindi veramente la melatonina è un ormone, non è acqua fresca, è un ormone. I bambini piccoli, neonati, non la producono, cominciano a produrla un poco alla volta, in quantità crescenti, dopo i primi mesi di vita, e fino ai 3 anni praticamente non hanno una produzione simile a quella degli adulti. Allora la natura non si capisce perché dovrebbe sbagliare così clamorosamente, cioè se non il bambino non produce la melatonina, forse è giusto così. Veramente, ecco, io suggerirei prudenza. Sicuramente la melatonina non andrebbe data per lunghi periodi, e ho sentito tante storie come quella di questa mamma che poi ha dovuto svezzare il bambino dalla melatonina anche con effetti, diciamo, un periodo difficile nel momento in cui tu la togli, perché l'organismo chiaramente, se la riceve dall'esterno, non impara a produrla da sé, quindi deve imparare poi a produrla da sé. Quindi è una cosa che andrebbe... Un discorso abbastanza... Cioè, io suggerirei a questa mamma di sentire una seconda opinione medica e di togliere questa melatonina dietro supervisione medica. Guarda, secondo me dovrebbe anche... Non lo so se ha risposto... Adesso, ma è diventato un po' difficile... Io purtroppo non vedo i commenti, quindi...
Sì, è un po'. Sì, sono già in contatto con Alessandra. Va, sei in buonissima Ah, mano. perfetto, Sei in allora va bene, guarda, vai sicura. contatto con i prenoti, allora guarda, Vai sei in sicura. buonissima mano. Facciamo le altre due domande. Poi chiudiamo forse. Diana, sì, no, io starei delle ore qua per me, guarda, è una cosa bellissima, quindi consigli su come? Se una cosa ti dà fastidio, non gliela far fare. Cioè, finché ti va bene, lo permetti. Quando non ti va bene più, lo dirotti con... Quindi è giusto tutto quello che hanno fatto, cioè proporre altre parti del corpo come le mani, oppure si mette le mani nella sua bocca per dire. Piuttosto che nella bocca della mamma o del papà, se gli dà fastidio. Ci sono molti bambini che a una certa età, verso l'anno e mezzo, per esempio, l'anno e mezzo, incominciano a diventare molto fastidiosi, cioè a dare pizzicotti, a cincischiare il neo che hai sul collo, a fare radiotetta, come si dice, no? Cioè stuzzicare l'altro capezzolo mentre coprono Maledetta. al seno, no? Che è una cosa fastidiosissima. Metterti in piedi sotto il mento, cioè fanno le cose più allora finché non ti dà fastidio glielo lasci fare. Se ti dà fastidio che ti tira i capelli, ti mette il dito nel naso, nell'orecchio o ti graffia sul petto con le unghie, non glielo fai fare. Dirotti la mano. Un bambino molto piccolo può avere difficoltà se gli dici non fare questo. Perché per lui nella sua mente il non è trasparente, non lo vede, no? Quindi se gli dici non mi graffiare sul seno, non mi graffiare con le unghie, lui si immagina se stesso che graffia con le unghie, quindi ottiene il risultato opposto. Allora gli puoi dire metti la tua manina qui, toccami la collana, le famose collane d'allattamento, quello che sia, anche se non allatti, mentre lo addormenti gli dai una cosa da maneggiare. Allora, puoi graffiare il bambolotto, puoi graffiare il peluche, puoi graffiare questa mia collana e gli sposti la mano, magari anche 10 volte, perché magari ci vogliono 10 volte. Anche di più, anche Anche tanti di più. O giorni, cioè, dovrai darsi che il lavorare. bambino si secchi all'inizio perché viene contrastato, accetta il fatto che non sia Esatto. contento, ma vai avanti, cioè se una cosa gli dà fastidio, insomma, questo... È una lezione di vita per il bambino che deve imparare che l'altra persona è reale. Capito? Cioè il ciuccio può farci quello che vuole, ma con una mamma c'è una persona attaccata dietro, quindi il ciuccio è molto più, diciamo, l'abitudine è molto più viziante di una mamma che una persona e può dirgli questo non lo fai, o in questo momento non sono disponibile. Questo rientra nel rapporto con il bambino un po' più grandicello. Un neonato di 1 mese, 2 mesi è un altro discorso. I suoi bisogni sono immediati, quindi si può capire, insomma. Il bambino più grandicello ci contratti, insomma. Sì, esatto, inizia allora. Posso solo immaginare, dato che ho solo una bimba, purtroppo è ok. Niente, Antonella, io ti ringrazio. Ci sono delle altre domande, ma se no ci faccio stare qua fino a Ok, mezzanotte. no, poi non ci brucia, nel senso che magari poi possiamo riprometterci anche di fare altri incontri su altri argomenti, perché sennò poi diventa Benissimo. l'universo mondo, parliamo di tutto e di niente, no? Certo. Invece, concludendo, noi questa volta abbiamo parlato di routine, ripeto quello con cui ho aperto, cioè non c'è niente di male in una routine se vi trovate bene, ma non è indispensabile. Non è di per sé benefica né malefica, cioè dipende se va incontro ai vostri bisogni e quelli del bambino oppure no. Se no, se non funziona, non la usate, insomma, non c'è niente che non si possa fare anche senza routine. Quindi ognuno deve trovare il suo stile di accudimento e le abitudini sono fortemente sopravvalutate. Ecco, questo è un po' la Esatto. morale. Bene, Antonella, allora io ti ringrazio da parte Ok. sicuramente di tutte le mamme e io ti disturberò allora, io ti chiamerò ancora per
creare degli altri incontri per aiutare, no, a educare il più possibile, no, nel rispetto, nell'empatia, nella comprensione della natura del Magari. bimbo. Ok, allora magari adesso poi dopo sarà visibile sulla tua pagina Io te lo mando il il video se video. vuoi. Ecco, e io magari nella parte della chat poi per scritto ci aggiungerò una serie di informazioni su libri che Perfetto. si possono leggere e il link per esempio al mio sito o alla pagina Facebook perché ci sono tante iniziative che noi stiamo facendo, io come Antonella Infatti Savone e volevo come dirti Latte questa cosa. Coccole, che è l'associazione con cui collaboro, anche adesso purtroppo solo virtuali per il momento, perché non vediamo l'ora di riprendere le attività in sede, però in questo momento abbiamo per esempio tutte le mattine dei giorni feriali, da mezzogiorno a mezzogiorno e 40, cioè abbiamo il Bebè Caffè virtuale, in cui si chiacchiera, ci si affaccia su Zoom, c'è una stanza che resta aperta per 40 minuti, tutte le mattine ci incontriamo fra mamme, parliamo di tutto quello di cui abbiamo voglia di parlare. E poi Dubbi, delle ci sono curiosità. incontri veramente con costi estremamente modesti, tra l'altro, dedicati per genitori, su temi diversi, tra cui per esempio il sonno, l'arrivo del fratellino, adesso abbiamo in programma i capricci, cioè una serie di cose in programma, insomma. E quindi Perfetto. vi mando link così. Metti in video tutte le informazioni, quindi andate sulla pagina di Antonella Sagone, sull'associazione dove lei è parte, che è Cioè, sia la pagina Latte Facebook, cioè il sito che è nuovo, che è facilissimo perché è antonellasagone.it, quindi lo trovate subito. E lì Coccole. ci sono già diversi articoli. Perfetto. Poi Antonella è disponibile anche per le consulenze, quindi in caso di bisogno proprio specifico Adesso per di... videochiamata. Per video che... In Sì, futuro di esatto. nuovo riprenderò come prima a farle anche domiciliari o in sede o fare gli incontri di gruppo con le mamme, però per il momento sono disponibile per telefono e per videochiamata, Siamo ovviamente. messi così. Va Ah. bene, Andrea. Grazie davvero, grazie, 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 buon Grazie. pomeriggio e ci vediamo poi alla prossima. Ok? Ok. Ciao, ciao mamme, Ciao. ciao, ciao, grazie a tutte.